Oh, un Megabot! Sai che io adoro il robot. Abbiamo un Megabot. E quindi il Megabot. Da grandi giochi, perché io non vedo l'ora di aprire. Ah, una cosa, non ne avete più di 6 anni. Vabbè, allora io non posso. Perché io ne ho un po' di meno. Guardate, bambini, tadam! Una scatola piena, anzi doppia, possiamo fare due robot! Ma noi non li facciamo, io posso prendere la metà io, metà te? Così ci liberiamo dalla scatola, vai! Eccoli! Come hai fatto a prenderli tutti in una volta? Via, via il pacco! Oh, perché ho così, oh. Guarda, guarda. Hai 5 dita! Che brutto! Ti sei rotto il dito? Bambini, guardate un po', Megabot da 1 a 0. Perché da 1 a 0? Perché dopo il 9 non potevano mettere 10, quindi hanno messo il 0. Logicamente. Tu fai robot o fai le macchinine? Allora io creo un gigantesco robot da tutte quelle macchinine che creeranno un sacco da nessuno. Vai, io parto da 1 però. Perché parti dallo 0? Se il 0 va dopo il 9 in teoria. Aspetta. Vai, bisogna un tenderino o sei usare le magie? Sì, usare le magie. Vedi di body. Allora, tu lo devi trasformare in un caro armato. Ah no, tu hai il zero si trasforma in. Guardate bambini! Una macchina da guerra! Invece l'uno si trasformerà in un caro armato. Vai! Sì. Se tu vorresti capire come si fa. Qui dentro c'è la spiegazione di come farlo, in modo che tu non rompi della tua creazione. Tenga, ecco. Io inizio a fare un robot, quindi mi servirebbero le istruzioni. Mi ha volato via l'istruzione, eccola. Guarda via il pacco. Guardate bambini, un po' di istruzioni qui. Quindi sono da A, B e C. Inizio, allora. Per la prima mi serve il 3. Dov'è? Uso le... Qua. Il 3. 3 è la testa del nostro robot. Ah no, non è il 3. Perché? Hai bisogno del 3? E vedi che il 3 è qui, però è la A. Lo 0. Ah no, la testa è un numero 7. Allora, io ho deciso di fare il robot, ma prima di fare il robot dobbiamo vedere se abbiamo tutti i numeri disponibili per crearlo. Sì. Le istruzioni non ce l'hai? Devi usare il cervello. Via, io do il via al numero 1. Bellissimo numero 1, tutto verde. Sarà il piede del mio robot. Il piede, guardate qua. Ma io sono all'1 e visto che è l'unico verde, sarà per forza il piede del robot. E il numero 2, che colore sarà? Arancione. Ti piace l'arancione? È il vostro colore preferito? Siamo curiosi, vero? Il 2, il numero 2 è arancione, anche il numero 2 si trasforma in un elicottero. Dai che ce la fai, sei ancora lì? Quanto è lento sto ragazzino. 2 e... Io ho costruito intanto l'1. Che è? Un caro armato. E chi spari con quel caro armato? La gallina. Ah, grande. Questo era bello. Io faccio il numero 2 e io faccio il 3. Via, guardate, eccolo il 3. E così? 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 Sì? Sì. No? No, così. Così va bene. Il numero 3, spam! Tu sei un po' dietro, dai. Il 2? Sì, il 2. Tira fuori tutto. Quando adesso io faccio un elicottero. Davvero? Sì. Un elicottero con un numero. È fantastico sto Megabot, però io devo arrivare all'ultimo numero per costruire un robot che non è così facile come sembra. Il 4! Che bel colore! Cos'è? Tipo un blu scuro? Acceso. Bello, invece io ho detto scuro insomma. 4! Dai! 4 e via la carta! Oh, sarà dura costruire un robot così. E 5! Il numero 5 è un colore giallo? È un beige. Bambini, secondo voi che colore è? Un giallo spento, un beige o un grigio sporco? Scrivetelo sotto, così sappiamo anche noi. 1, 2, 3, 4, 5, te? Che bello, wow. Aspetta che sposto un po' i miei sono numeri. Sono riuscita a fare questo. Vai, metti. Ok, numero 3. Io vado al numero 6. 6. Il numero
numero 6. Aspetta, eccolo. Mi stavo confondendo tra il 9 e il 6, insomma. Oh, il 6 è divertente. Tu lo devi trasformare in una macchina da guerra. Oddio, questo è un po' difficile. Sì, perché è una barca. Questo invece è il numero 6, bambini, che si trasformerà dopo in una macchina da guerra. Lo dovrai fare a te. 6. Wow, bello. Ci sto riuscendo. Dai, che ci sei quasi. A me mi serve 7 e altri 3 numeri. Il 7 color. Funziona? 7, bambini. Un 7 molto carino. Mi piace questo colore. Dopo ti do una mano se io finirò, che tu ancora non hai finito. L'8, un colore che non mi piace perché sembra il colore spavento di un bambino piccolo. Guardate un po', è mezzo grigio e mezzo questo arancione. Questo è la mia nave. 8. Sì, tira fuori anche le bombe. Ah, le bombe, ciao. Niente, se non vorrò lasciarlo così. Ma no, beh, il numero 9. Sai che numero c'è? Dopo il numero 3? Sì. Mi sa che c'è un 4. Oh, davvero? Che ridere. Il numero 9? Il numero 4? Devi fare un aereo. Un aereo super veloce dei militari? 0. 0. E da qui io parto con la costruzione del robot, del megabot. Tu l'hai mai fatto? Voi bambini l'avete mai costruito a casa con i genitori, immagino. Questa sarebbe la testa del mio robot. Allora, il primo è il 3. Così. Fermo. Questo dice che numero è? Boh, 6. Dobbiamo aprirlo così. Le ruote, ha delle ruote dentro. Bambini, wow. Capire che cosa c'è. Wow, che bello! Come riesco ad orientarmi? Qua ci sono tipo mini istruzioni da quale numero devi iniziare e con quale finire per fare tutto il robot intero. Ma bambini, questo io l'ho montato alla perfezione. È bellissimo, tutti quelli che fanno i jet. Il 3. Allora, il 5 3. Diventerà un cannone. Un cannone. Sì, un cannone. Bello! Tu tirerai le bombe. Alla gallina. Sì. Il 2. Il 2. Non è il 2. Numero 2. Si apre qua dietro. Dal disegno si vede che si apre qua dietro. Si tirano giù tutte le armi. Ah, ma questo è l'elicottero che hai fatto tu, vero? Sì. Sì. Proprio uguale. Vabbè, sono sempre stessi giù. Si gira d'altra parte. Ok, anche questo fa. Oh, guardate un po'. Ci stai riuscendo? Sì. Qua ci sono dei buchi apposta per mettere dei coisini che sbucano fuori dal 3, vedi? E li infili negli altri numeri. Oh, che genialata. Mi sono visto infilando un nuovo sbagliato. Ok, meglio. Questo è quello che sono riuscito a fare. Hai fatto vedere il mini? Spara, bello! Spara divertente! Spara gallina! Sì, ma un po' troppo piccolo per uscire dalle galline. Guardate, questa sarebbe la pancia del nostro robot. Allora, andiamo avanti. Il numero, qual è il verde? Il numero 1. Adesso che ho fatto il numero 1. Guarda, questo è il numero 1 che si è trasformato in piede del robot. Facciamo il 6. Dai, ci sei quasi. Vediamo chi fa prima, bambini. Secondo voi chi fa prima? Io e Simone? O Pietro? Simone ce l'ha già fatta. Io. Allora, anche qui si apre e sbucano fuori delle ruote per far terminare il robot. Ora devo tirare fuori i coisini. Qui dentro, bambini. Secondo te questo robot spara? Ed ecco, è quasi pronto. Manca la testa. E qui ce l'hai la testa da qualche parte. Sì, è nel dentro. Questo sarà difficile. Così. Dove va la bomba?
è qui. Ecco il mio, non lo sei, l'ho trasformato in un cane dei pompieri. Ho costruito il numero 6 e l'ho fatto diventare un cane dei pompieri. Io mi sto dicendo. Adesso devo fare un numero 7, è quello che mi piace. Un lancia razzi. Lancio? Razzi. Cosa sono razzi? Dove si sparano? Dove si lanciano? Ah, contro le galline. Oh, sempre, tutto contro le galline, povere galline. Ma ce l'avete queste galline, bambini? Allora, l'azzurro che sarebbe il 7, non è l'azzurro, di nuovo. Ah, la stessa cosa sto facendo. Oddio. Bambini, ho fatto anche il numero 7, che sarebbe tipo una base missilistica. Missilistica. Adesso il numero 8, che è una specie di nave da guerra. Un'altra nave? Tu non vai tanto d'accordo con le navi, da come ho visto. Segui là le istruzioni, ci sono tipo i miei mezzi disegnini per far capire. Sì. Questo è un braccio di un robot. Immagino che voi bambini costruendo sto robot avete chiesto di costruirlo a papà, così vi siete liberati dalle costruzioni lunghe. Ma sei ancora lì? Il taglierino lo usano solo i grandi, e poi c'è un fondo per вырезать эту нудятину, где лучше можно подрезать, подрезать. È difficilissimo. Allora, l'ha costruito, il B costruito, manca il C. Il C è la testa del robot, per chi non ha visto prima l'immaginino. La testa del robot è costruita dalla grande, allora hai seguito quello che ho detto. Ma l'ho fatto io. L'ho fatto io, non è vero, l'ho fatto io. Tutto. Amici, guardate, c'è il face del nostro robot. Questa è la mia nave. Davvero? Sì. Come fa a nuotare una nave così? Non lo so, però più o meno è la mia nave. Il numero 5. Quindi. Devi costruire la nave anche a me. E adesso devo fare il 9. Il 9 diventa un lancia granate. Lancia che granate? È pericoloso quel nome. Poi sì. Che cosa? Il numero 9. Non abbiamo più il numero 9. Bambini, il nostro robot è quasi pronto. Manca solo la parte su. Allora. Non so come si monta. È una scoperta di montaggio. Non sono un montatore. Non mi chiedere più di costruire il robot. Facevo prima a fare tutte quelle barchette. Sicurissima. Insomma, vero bambini, è chi pensa che io ho ragione, non che mi piace, niente più robot. Questo robot dove si è? È più difficile di quello che pensavo. Io la difficoltà. Oh, ok, abbiamo aperto. Oh, ora dobbiamo tirare la testa. Ah, devo usare le istruzioni, bambini. Ma senza istruzioni non si capisce. Ok. Yeah, l'abbiamo messo la testa, si mancano le braccia. Allora, un braccio è qui. Sono molto curiosa però se riuscirò alla fine. No. Oh. Ho sbagliato qualcosa. Oh. Io lo ammetto. Non sono un genius. Guarda, questo è... Guarda, facciamo sentire così. Ecco, questa è la mia base missilistica. Scusa, perché le ruote sono... Le ruote le abbiamo dalla fiancata, quindi si muove così. Gira il tondo. Sì. Insomma, facciamo finta di niente. Era così, l'abbiamo già trovato così nel pacco. Lo rimandiamo indietro. Bravo, sì. Simone, ce l'hai fatta. Ancora, Simone, pietra. Bambini, non ce la faccio. Guardate che bel robot che ho costruito. Ha il suo face qui, da qui spara, da qui tira le barche.
Dietro questo coso che esce, penso che mi spara a scorreggere. Spara a scorreggere. Sì. E qui è tipo, non so che cos'è, sarà un modo di cui lui si ricarica delle armi, che ne so, per sparare, per essere più forte. Qui abbiamo un elicottero che appena il nostro robot vuole scappare da qualche parte lo accende e fa... E non c'è più. Bello, però mi piace. E qua vedi, al posto della gamba c'è un elicottero, sotto ha due carri armati per sparare, qui ha... L'ho riattaccato, da perché è venuto 10. Ok. Oh oh. L'ho costruita. Adesso voglio vedere chi ha vinto, dopo andiamo a leggere i commenti dei bambini. Okay. Chi ha votato me? La ragazza con due treccine, che sono due cugine in realtà. Okay. Scrivete cugine, chi ha tifato Simone, anche se Pietro, scrivete Simone. Per oggi penso che io ho finito con il mio robot. Vuoi che ti do una mano? Bambini, le do una mano? No, non oggi, le do una mano nel prossimo video. Sì. Mettete mi piace al mio robot, scrivete sotto che io ho vinto, così ci vediamo presto. Ciao, ciao bambini. Bambini, lasciate tanti like.